Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica. Nuova autocarrozzeria Bandinelli. Ottica Nova. Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana. The Lab, work in progress. Ristorante Casa Tua. ETS Tech. Banca Monte dei Paschi di Siena. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Come vedete, una nuova puntata, la prima di questa edizione, di questa carriera di Piazza con Vista. Sono sola, ma in realtà non sono sola del tutto, perché la nostra Valentina Tomei non è più qui in Piazza del Mercato, ma è in Fortezza, perché ci farà vivere durante la serata tutti quelli che sono gli eventi di Vivi Fortezza. E anzi, voglio subito salutarla, quindi colleghiamoci con lei. Un saluto Simona a te e ai tuoi ospiti, ovviamente a tutti i telespettatori, gli amici che ci seguono da casa per questa edizione di Piazza con Vista, la prima delle carriere 2024. Beh, ci sono delle novità, come vedete mi sono spostata dallo studio di Piazza del Mercato e siamo qua in Fortezza, Vivi Fortezza edizione 2024, che è tornata con l'associazione Propositivo, e poi più tardi andremo a sentire anche le parole di Nicolò Giallombardo. Quarta edizione per loro e 3 anni davanti di lavoro e di tanta voglia di fare. Andremo a parlare del festival che si terrà qua nel mese di luglio, tanti nomi nazionali e non solo. E stasera vini e vinili, vinili con il nostro Mirko Roppolo. Il vinile è magico, ha un qualcosa di arcaico, non solo per quello che magari è legato ai nostri ricordi del passato, ma anche per il suo suono, no? Così simile, così vicino ad un live e assolutamente magico. E poi l'azienda, la Borratella, che è qua questa sera per far degustare ai tanti presenti i loro vini Chianti, perché loro si trovano proprio nel cuore del Chianti, a Gaiole, e quindi andremo a parlare con loro, a conoscere ovviamente la loro azienda e magari assaggiare anche noi i vini che presentano qua questa sera in Fortezza. Ti cedo nuovamente la linea e ci risentiamo tra poco. Ciao ciao! Un saluto Simona, grazie, a te, grazie e ai tuoi ospiti, a Valentina, che quindi ci farà vivere quelle che sono le emozioni di questa serata all'interno del palinsesto del programma di Fortezza. Ma saluto subito il nostro primo ospite di Piazza con Vista, ovvero il questore Ugo Angeloni. Buonasera. Buonasera e un saluto ai nostri telespettatori. Dopo la pubblicità ci ritroveremo proprio con il questore per un salotto per partire, quindi facciamo veramente sul serio dopo la pubblicità. Dietro le quinte, la rubrica con cui iniziamo questa sera Piazza con Vista. Lo facciamo, ripeto, in compagnia del questore Ugo Angeloni, che torno a salutare. Buonasera. Buonasera. E quindi partiamo subito con una domanda d'obbligo, ossia il suo primo palio da questore. Ha detto in conferenza stampa, nella sua prima conferenza stampa, che in realtà è proprio il primo palio in generale. Quindi intanto come ha vissuto sia la presentazione del drappellone che anche la prima prova di questa sera? Sì, è il mio primo palio, oltre a quello che ho visto, ma diciamo la visione fatta attraverso una trasmissione televisiva non rende assolutamente, certo, l'idea di quello che sia
effettivamente il palio e che cosa rappresenti per la città e per chi lo vive. Posso dire che il palio, questi momenti che sto vivendo in questo momento, sono un passaggio che è iniziato con i primi approcci con la città e quindi con il fascino di questa realtà, la sua storia, i suoi valori e tutto ciò che è la sua organizzazione attuale, per giungere poi gradualmente a questi momenti in cui sto cominciando a vedere appunto il drappellone, la gente che si raduna nelle piazze e il fervore che c'è intorno a questa stupenda, non si può neanche chiamare tradizione, ma forse è uno dei valori fondanti della comunità stessa senese. Se la immaginava così? No, assolutamente no, perché tutto ciò che vedi e leggi e vieni e che guardi dall'esterno della città in realtà non ti porta esattamente quello che è il contenuto, perché insomma già l'organizzazione delle comunità, le contrade che, e quindi questa fortissima conservazione dei valori, di tutto ciò che rappresenta la storia, di anche piccole porzioni dei quartieri di questa città, ecco, è incredibile e difficilmente riesce a rendere attraverso siti web o comunicazione di questo tipo di massa, perché purtroppo credo che devi viverla veramente e devi toccarla un po' con mano. Ecco, l'impatto che ha avuto con Siena, lei viene da Roma, sicuramente una città molto diversa, non solo per grandezza ma anche a livello chiaramente anche un po' più turbolenta, possiamo definirla così, quindi che impatto ha avuto con Siena? È sicuramente una conformazione diversa, è difficile fare paralleli e paragoni, assolutamente. Ho imparato anche attraverso un'esperienza condotta sul territorio di Roma Capitale ad apprezzare sia le funzioni proprio specifiche dell'organo della Polizia di Stato, ma anche quelle lì che poi appartengono all'amministrazione comunale, per cui ho molto di più approfondito tematiche della sicurezza urbana e quindi il mio guardare una città oggi significa guardarla un po' a 360 gradi, dal versante sicurezza, criminalità, i numeri, quello che è il suo contesto in generale, fino però a guardare anche i piccoli, come si presenta, quindi la presenza di situazioni di abusivismo, il decoro e eventuali possibili aspetti di degrado che poi sono quelli che molto spesso sono dei fattori di facilitazione anche di aspetti criminogeni di una realtà. Ecco, tutto questo in questa città non è presente. Infatti nel mio primo incontro con il sindaco ho detto credo che il nostro sforzo comune sia quello di mantenere queste condizioni di vita e quindi preservare questa città. Ecco, veniamo invece al palio, appunto per dare un senso al nome che abbiamo dato a questa rubrica, ossia dietro le quinte, perché in realtà la macchina di sicurezza è una macchina rodata da tempo, però si è svolta pochi giorni fa proprio il tavolo tecnico, il consueto tavolo tecnico che c'è, che quindi coinvolge la questura e non solo, per mettere in pratica tutte le misure che poi vediamo e non solo, anche quelle che non vediamo. Ecco, quali sono le novità e come si svolgerà il tema della sicurezza? Allora, io per me ovviamente di aspetti innovativi nell'organizzazione del dispositivo non ce ne sono particolari, sia perché il quadro generale della situazione non ha dato assolutamente motivo di cambiare qualcosa, di cambiare o altre cose, per cui è un assetto molto molto rodato e anche questo potremmo dire frutto di passaggi di esperienza che nel tempo si è consolidata e che io ho raccolto. È molto forte e tangibile questo profilo esperienziale nei miei collaboratori. Ho trovato una squadra veramente valida che sa il fatto suo in generale, ma comunque sia in fatto di palio non gli debbo insegnare nulla. Ho avuto anche la possibilità da osservatore, appunto perché è il mio primo palio anche sotto l'aspetto operativo, di vedere anche l'impianto di base che è stato curato e guidato dalla prefettura, che per quanto attiene l'aspetto della sicurezza e l'incolumità, quella che oggi chiamiamo comunemente come safety, quindi ho visto come questa manifestazione plurisecolare alla fine è riuscita anche ad adattarsi rispetto a quelli che sono i dettami che giustamente prevedono una serie di accortezze volte a tutelare l'incolumità della città. Ecco, su questa base io ho visto il dispositivo, che è un dispositivo che riesce ad essere, lo è stato in passato e credo lo sarà sicuramente anche in queste edizioni, un dispositivo in grado di fronteggiare e soprattutto prevenire. Non peraltro c'è un'aggregazione fortissima di persone in una piccola parte della città, ci sono passaggi, quindi ambiti cittadini che possono essere
anche meno frequentati, e quindi ecco, noi abbiamo pensato a una serie di anelli di prevenzione che guardano anche a quello che potrebbe essere l'occasione che potrebbe destare l'intenzione per qualcuno di fare reati contro il patrimonio, e fino anche a essere pronti a fronteggiare tutto quello che può accadere e che potrebbe essere critico per un volume così elevato di persone che si radunano in una piazza. Ecco, infatti diceva tante persone in un unico punto, praticamente in una zona circoscritta, però c'è anche tutto quello che c'è intorno. Come si combacia entrambe le due situazioni? Tutto ciò si combacia perché abbiamo appunto creato un dispositivo che come fosse originato una serie di anelli concentrici, quindi all'esterno l'attenzione è soprattutto al pattugliamento, alla verifica, al controllo del territorio in senso stretto. Poi abbiamo anelli concentrici più a ridosso dell'attimo di adunata di tutta quanta la popolazione, che è volto appunto a controllare, verificare anche la possibilità che possano aggiungere in quel contesto oggetti che involontariamente comunque potrebbero essere poco consoni rispetto appunto al volume di persone che si vanno a radunare. Ecco, quanti agenti avete inserito in quest'ultime settimane? Diciamo che anche questa volta il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stato sensibilmente attento a tutte le indicazioni che sono giunte da me e dal prefetto, per cui contiamo di poter dispiegare anche quest'anno un dispositivo che in totale tra polizia, carabinieri, guardie di finanza e la forte collaborazione data dall'amministrazione locale con la polizia locale e la polizia provinciale riesce a radunare circa 400 persone, e in mezzo abbiamo anche operatori specializzati che appunto ci aiutano in quello che sono i nostri compiti di prevenzione. Ecco, una questione spinosa è quella delle possibili tensioni fra contrade rivali. Quale sarà il suo approccio? Io credo di aver acquisito un dato sulla organizzazione storica dell'evento Paliesco, le sue profonde radici che affondano veramente là nel tempo, e anche le sue manifestazioni collaterali che non sono direttamente, sono una parte di quello che è il concetto e la storia del Palio. È una storia che si è evoluta nel tempo, e anche quell'aspetto lì è comunque un qualche cosa che viene vissuto oggi dalla città in una maniera sicuramente attuale. E io finora, nelle occasioni di forte adunata della popolazione, ho visto ordine, ho visto i popoli che piano piano ognuno si radunava nel suo spazio, quello che consuetudinariamente è il loro spazio, e quindi ho visto un'attenzione fortissima all'evento, all'essere parte di questa città attraverso le contrade, e quindi questo mi fa fortemente confidare anche in una evoluzione di buonsenso di quello che è quel concetto che poi è del fronteggiamento. È chiaro che laddove ci fossero comportamenti che vadano oltre quanto è dovuto, noi siamo tenuti ovviamente a far rispettare la legge. Ecco, prima di concludere la nostra intervista, cambiando decisamente argomento, guardiamoci un video emozionale realizzato da Silvia Maddalo e Celeste Bellotti che riassume la giornata di oggi.
È sempre una bellissima emozione, bisogna dire, rivedere queste immagini, bellissimo il video realizzato da Silvia Maddoli e Celeste Bellotti, che ci faranno compagnia ogni sera durante Piazza con Vista proprio per farci rivivere le emozioni della giornata. Cambiamo decisamente argomento adesso, siamo sempre in compagnia del questore Ugo Angeloni, perché in realtà l'ex questore Milone, prima di appunto lasciare Siena appunto e lasciare la carica di questore, aveva aperto il capitolo nuova questura. Ecco, come sta procedendo e se anche per lei sarà una priorità? Sicuramente è una priorità, anche perché l'assetto organizzativo e la possibilità per lavorare nella maniera migliore è fondamentale. C'è tutta una serie di questioni che stiamo valutando, proseguendo sul lavoro già iniziato. Anche io ho registrato una fortissima collaborazione da parte dell'amministrazione locale, dal Demanio e soprattutto sotto anche la supervisione del nostro prefetto stiamo proseguendo questa attività. È chiaro che gli interessi in gioco sono tantissimi, non è soltanto il personale che ci lavora, ma sono anche la tipologia di servizi che rendiamo verso la cittadinanza, che devono essere più possibile fruibili. Quindi la scelta dell'ubicazione di una nuova sede deve cercare di contemperare tutta questa serie di interessi e quindi non trascurare mai quello che è il primario, diciamo, momento di quello che sono i compiti istituzionali, che poi sono costituiti proprio dal rapporto con la cittadinanza. Grazie, grazie al questore Ugo Angeloni per essere stato in nostra compagnia. Grazie, grazie mille. E adesso invece un po' di pubblicità e poi rientriamo con tantissimi altri ospiti e soprattutto ci ricollegheremo con la nostra Valentina Tomei per capire se ha qualche intervista da farci vivere. Di nuovo a Piazza con Vista, ma vediamo subito la nostra Valentina Tomei con chi è in compagnia. Simona, allora noi siamo qua a Vivi Fortezza, c'è veramente un bel clima di festa, di convivialità, grazie a questo connubio meraviglioso, vini e vinili. E beh, sono due veramente aspetti magici di questa serata. E andiamo con Jacopo dell'azienda La Borratella, che ci parla proprio di questa azienda vitivinicola. Voi siete produttori di vino e di olio in una bellissima zona che è quella storica del Chianti, ovvero Gaiole. Intanto Jacopo, ciao, benvenuto. Ciao, grazie, grazie per questo piccolo spazio che ci state concedendo. Sì, come detto bene, siamo nella zona di Gaiole in Chianti, quindi siamo nella zona del Chianti classico senese. E l'azienda La Borratella è nata nel 2020, 6 ettari, quindi stiamo parlando di una piccola azienda. Ha iniziato da poco, purtroppo in un anno che è stato, come sapete, nefasto, sfortunato, però da lì in poi insomma abbiamo iniziato e siamo molto contenti della risposta che stiamo avendo sia con insomma, il pubblico, sia con i vari ristoratori, albergatori e quant'altro. Qui siamo in Fortezza, stiamo presentando i nostri tre vini, quindi al momento ne abbiamo tre, che sono il Chianti Classico, Chianti Classico Riserva e poi un IGT fatto con Cabernet e Merlot. Quindi questa però è la nostra linea, poi ovviamente puntiamo ad ampliare la linea e con nuovi vini che poi presenteremo nei prossimi mesi e a venire. E noi verremo ad assaggiarli. Senti, leggevo un po', no, delle cose sul vino, cercavo di prepararmi. Fino a tutto il 1700 il Chianti si faceva solo con il Sangiovese, poi già dall'Ottocento in poi invece si è iniziato proprio a unire al Sangiovese anche Cabernet e Merlot. Anche voi fate questo? Sì, anche noi facciamo questo, infatti sia nel Chianti Classico che nella Riserva trovate un 5% di aggiunta di Cabernet e Merlot, quindi serve, diciamo, a dare un aspetto in più a quello che già dà il Sangiovese, al corpo del Sangiovese, quindi gli dà una sfumatura diversa e rende il vino, nel nostro caso, gli dà una freschezza unica. Infatti se avrete modo di assaggiare, lo dico anche a chi ci sta ascoltando, il Chianti Classico, troverete un'acidità, una freschezza veramente degne di nota per un Chianti Classico. Nella Riserva invece trovate più il tannino, più il corpo, quindi esatto, ovviamente dato dal processo di vinificazione poi della botte, che è di 24 mesi del Chianti Classico. E sì, è proprio così come detto. Ovviamente nell'IGT, nel Rosso di Toscana, invece il
Sangiovese è lasciato da parte, quindi Cabernet e Merlot fanno da padroni 50-50, quindi il nostro vino, diciamo, rivolto all'internazionalità, diciamo così. Il vino internazionale. Senti Jacopo, una piccola azienda abbiamo detto, ma con tanta voglia di crescere, tre prodotti di qualità, le vostre punte di diamante potremmo definirle, anche olio. Sì, anche olio perché abbiamo una piccola parte anche con ulivi, sono circa 400 ulivi, quindi facciamo questa piccola produzione che poi è destinata alla vendita diretta, quindi non l'abbiamo portata qui. In realtà oltre all'olio facciamo anche le grappe di Chianti Classico e Riserva, però essendo appunto produzioni limitate e numerate, anche per l'olio chiaramente qui ci concentriamo sul vino, e quindi se passate da noi alla Boratella Gaiolo in Chianti, al negozio vendita diretta, lì potrete incontrarci e assaggiamo insieme anche gli altri prodotti. Anche tutti gli altri prodotti dell'azienda La Boratella, che ovviamente se cercate su Google troverete il sito con tutti i contatti e la possibilità appunto di andare a trovarli, e noi ve lo consigliamo. Continua il nostro viaggio, Jacopo, buon lavoro, buona serata, grazie mille. E cara Simona, io ti cedo nuovamente la linea, e come senti, le note di Mirko ci stanno accompagnando e tra poco torniamo. Grazie a Valentina, che ritroveremo nel corso di questa serata. Passiamo dal vino allo sport, al basket più precisamente. Presento subito i miei ospiti. Partiamo da Francesco Frati, presidente della Menzana Basketball. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera a tutti. Andrea Naldini, direttore generale della Vismedia di Costone Siena. Buonasera, grazie dell'invito. E poi Fabio Bruttini, presidente Stosa Virtus Siena. Buonasera. Buonasera a tutti. E quindi c'è spazio anche per lo sport, per il basket in questa nostra puntata di Piazza con Vista. Partiamo subito da Frati con un bilancio della stagione, e non solo, ci togliamo subito il dente, ovvero state lavorando a livello di mercato per, diciamo, caso di ripescaggio, anche per una serie B interregionale o comunque per una squadra che può fare bene nel vostro campionato. Arriva intanto un microfono da dietro, il bello della diretta è questo, eccoci qua, subito un microfono pronto all'uso. Buonasera. perfetto, l'abbiamo sentita adesso. Penso che dovrebbe funzionare, sì, mi fanno cenno che è tutto a posto. Dunque, intanto la prima parte della domanda, cioè il bilancio della stagione appena conclusa, per noi è stato un bilancio molto positivo. Tutti sappiamo che partivamo con soprattutto l'ambizione di consolidarci come società e di creare un ambiente che ci consentisse di far tornare tutti i nostri tifosi al palazzetto. Ci siamo riusciti, siamo convinti di essere riusciti nell'obiettivo di rafforzare la squadra, di consolidare la società, che sostanzialmente è partita proprio in questi giorni del 2023, e che durante il lavoro fatto in questi anni si è consolidata, si è irrobustita ed ha creato le condizioni affinché i ragazzi in campo dessero veramente tutto. Avevamo fatto una squadra di ragazzi giovani, tutta under 30, con nessun giocatore che potesse vantare un'esperienza nelle categorie superiori, e avevamo scommesso su tanti ragazzi giovani e avevamo scommesso anche sulla passione e sul senso di appartenenza di tanti giocatori che avevano trascorso gran parte della loro carriera nella Menzana, a partire dalle giovanili. Ognuna di queste scommesse sostanzialmente è stata vinta, nel senso che coloro che avevano trascorso i menzanini hanno portato in campo e nello spogliatoio lo spirito che già ci aveva contraddistinto negli anni precedenti, e i nuovi si sono ben adattati a questa nuova realtà, diventando sostanzialmente tutti quanti idoli dei nostri tifosi, come abbiamo visto molto, molto bene in occasione delle ultime partite, quelle dei play-off, in cui si è consolidata veramente una grande relazione tra il nostro pubblico e i nostri giocatori. E questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Le immagini più belle che ci portiamo dietro sono i giocatori in curva dopo la vittoria di gara 5 nella semifinale, e ovviamente l'accoglienza che tutti i tifosi della Menzana ci hanno riservato
al Palestra anche a seguito di gara 5 che avevamo perso, la gara 5 di finale che avevamo perso pochi minuti prima al Costone. Questo per noi è stato ovviamente un grande successo, il successo più bello, ed è un successo, e qui passo alla seconda parte della tua domanda, che ovviamente ci impegna ora a lavorare affinché questo grande entusiasmo che si è creato attorno alla squadra possa trasformarsi anche in una spinta propulsiva affinché il prossimo campionato ci veda ancora una volta protagonisti. Come giustamente anticipavi nella tua domanda, assolutamente legittimamente, siamo costretti a lavorare sul doppio binario, nel senso che la società ha manifestato alla federazione la propria disponibilità ad approfittare di un ripescaggio qualora se ne verificassero le condizioni, anche attraverso un iter che è un iter consolidato, codificato all'interno dei regolamenti della federazione. Però ancora non sappiamo se la Menzana potrà iscriversi al campionato di Serie C o al campionato di B interregionale. In questo doppio binario stiamo lavorando per costruire una squadra che possa essere protagonista in Serie C e che possa agevolmente o quantomeno che possa essere pronta ad affrontare anche un campionato di categoria superiore. Questo è il lavoro che stiamo facendo e ne parleremo nel corso di questa serata. Invece veniamo adesso alla Vismederi Costone, vittoria del campionato, quindi intanto che momento è stato, sicuramente un momento bellissimo, anche una pagina bellissima di Sport Senese, e poi soprattutto, come ricordava anche Frati, una finale comunque molto sentita, una finale tutta senese molto sentita. Sì, è stata un'annata particolare, un lavoro che viene da lontano, perché noi abbiamo iniziato a fine campionato, a fine stagione scorsa, subito mettendoci al lavoro. È stata intanto un'annata programmata, come era già stata programmata anche la promozione che noi abbiamo fatto dalla C Silver alla C Gold, come abbiamo sempre detto con il presidente, che peraltro stasera si scusa perché è fuori Italia e quindi la mia presenza è dovuta al fatto della sua assenza, però saluta. E non lo risalutiamo, ci mancherebbe, lo risalutiamo. Parte da molto lontano, come stavo dicendo, abbiamo fatto un buon lavoro con il nostro direttore sportivo Francesco Bonelli, e al di là della finale, della bella pagina, dell'aspetto delle ultime partite, c'è anche da ricordare la Coppa Toscana, che era un altro obiettivo che noi ci eravamo posti, cercando di costruire, di mettere insieme tante piccole cose, tanti piccoli dettagli, e quindi quello è stato un primo successo per la nostra realtà molto importante. Poi siamo andati avanti, è stata un'annata particolare, un'annata da sfidati, nel senso che siamo sempre stati coloro che abbiamo dovuto reggere una pressione notevole, però qui è stato bravo il coach Maurizio Tozzi, è stato bravo tutto il team a cercare di tenere una pressione notevole per poi arrivare alla finale, che è stato sicuramente uno spettacolo importante, un derby che comunque ha attratto, penso, a livello cittadino, come poi abbiamo visto, tantissime persone, e spero abbia anche riacceso un po' quella che è la passione per questo sport, che poi deve essere la base in questa città. Come diceva prima il presidente della Mezzana, credo anche per noi, in una realtà diversa ovviamente anche di dimensioni, si possa parlare di successo. Noi siamo andati in gara 3, gara 4 con 500 persone, che per il Costone sono dei numeri esorbitanti, considerando il primo derby che avevamo fatto, se non erro, in C Silver 4 anni fa eravamo circa 58, quindi la realtà del Costone sta crescendo molto con il settore giovanile, con il mini basket, e quindi stiamo anche noi cercando di riprogrammare la prossima stagione, però è sicuramente un'annata di grande soddisfazione, questo sì. E veniamo invece adesso a Bruttini, Fabio Bruttini, presidente Sosa Virtus Siena. La stessa domanda che ho fatto a Frati, ossia un bilancio della stagione, come vi preparate per la prossima? Il bilancio è direi positivo. Negli ultimi due anni avevamo due obiettivi. Lo scorso anno volevamo salire, siamo saliti. Quest'anno l'obiettivo era mantenere prima possibile, magari nella prima fase subito, la categoria e arrivare ai play-off. Abbiamo centrato anche questo obiettivo, pertanto è andato come avevamo sperato. Direi un'annata positiva, un campionato sicuramente di livello, affrontando poi nella seconda fase anche squadre lombarde molto più forti, tant'è che poi di Toscane non sono salite, perché sono salite
Saronno e Fidenza nello spareggio con Cecina. Annata prossima, un'annata che vedrà una squadra molto diversa da quella di quest'anno, sarà una squadra giovanissima e sarà composta da 5 giocatori che sono cresciuti nel nostro vivaio. Questo per noi è un motivo d'orgoglio, perché avere 5 decimi di una squadra nel nostro settore giovanile è sicuramente un bel successo. E faremo una squadra molto giovane, abbiamo preso un nuovo allenatore che è bravissimo nei giovani, un allenatore da tutti ritenuto fra i migliori della categoria, e stiamo allestendo e completando la squadra con giocatori 2004, 2005, 2003. Pertanto sarà una squadra giovanissima, ma con giovani molto promettenti che sicuramente sotto la guida di Marco Evangelisti cresceranno durante il campionato. Pertanto una squadra, come ho detto, molto diversa rispetto a quella che ha appena concluso il campionato. Abbiamo tanti argomenti da affrontare questa sera, però ci dobbiamo fermare per un piccolo spazio pubblicitario e poi torniamo ancora con i nostri ospiti. Parlare di sport, di basket, torniamo a parlare appunto di quella che è stata la stagione terminata da pochissimo. Lo facciamo subito con Francesco Frati, che ricordo presidente a Mezzana Basket, che torno a salutare ancora, buonasera. Ecco, quest'anno la Mezzana ha toccato 3.000 persone al palazzetto. Ecco, rispetto a questo, durante l'estate ci saranno dei movimenti, degli sponsor. So che anche lei stesso sta cercando appunto degli sponsor che possono unirsi appunto a questo progetto, e visti i numeri, se già c'è qualcosa in corso. Beh, certamente va sottolineato che la Mezzana non ha un proprietario che, per esempio, può ripianare le perdite qualora si eccedesse il budget a disposizione. Quindi la sopravvivenza della società e la funzionalità della società durante il campionato, per tutti i costi che una società con la prima squadra, ma anche con tutto il settore giovanile, deve sostenere, sono sostanzialmente sostenuti dagli sponsor e dalla biglietteria. E quindi abbiamo quindi sostanzialmente goduto della presenza di così tante persone al palazzo, perché tornare a vedere 2500 persone, 2600 persone, che è peraltro la capienza massima del palaestra in questo momento, ci ha veramente reso molto soddisfatti e ci ha consentito di tornare a fare un lavoro di raccolta di partners che intendono investire sul progetto Mezzana e che possono sostenere questo percorso di crescita. Durante la nostra strada abbiamo imparato a conoscere, abbiamo incontrato degli amici straordinari da questo punto di vista. Cito sicuramente Note di Siena, il nostro main sponsor, che si è unito a noi alla fine del 2023, sposando il progetto di crescita della Mezzana e accompagnando questo progetto di crescita con il proprio progetto di crescita industriale. Tra pochi giorni sarà aperto un punto vendita di Note di Siena in Via De Rossi, che contribuirà ad innestare, a incardinare questa nuova realtà imprenditoriale all'interno della nostra città. E con loro devo ringraziare tutti gli altri partner, quelli più piccoli, quelli più grandi, che ci hanno dato una mano e che ci hanno consentito di sostenere questo sforzo. Già in queste settimane siamo riusciti ad ampliare questa famiglia di collaboratori e contiamo, attraverso questo allargamento dei nostri collaboratori commerciali, dei nostri partner commerciali, contiamo di poter costruire una squadra sempre più forte e di poter affrontare anche i costi superiori che inevitabilmente ci sono qualora dovessimo disputare un campionato di categoria superiore. Ecco, Fabio Bruttini, proprio lo scorso anno, se non mi sbaglio, o luglio o agosto, eravamo qui proprio con lei e l'assist lo lanciò lei dell'idea di unirsi, visto che c'è un fortissimo senso d'appartenenza a Siena, un po' legato anche al mondo delle contrade. Fu proprio lei a dirlo qua nel nostro studio in Piazza del Mercato. E quindi le chiedo anche stasera se in realtà sente ancora questa, diciamo, questa idea, appunto, se ha ancora questa idea che forse nello sport senese c'è troppo senso d'appartenenza, che quindi non fa bene allo stesso sport senese. E poi ci sta che il prossimo anno, se appunto il ripescaggio andrà in porto, vi ritroverete anche tutte e tre nella stessa serie.
Ma questa, diciamo, ipotesi di collaborazione non è nata ora, era nata alcuni anni fa e ci fu anche un tentativo con la Menzana, che facemmo una squadra under 20 insieme, che si chiamava Menzana, che era composta da... La sentiamo. Metà giocatori della Virtus e metà giocatori della Menzana, giocavamo la Virtus, diciamo avevamo iniziato a fare qualcosa, però tutto poi è finita lì. Ma io credo in questo momento, con le tre realtà che ha Siena oggi, magari come è stato due anni fa, che ci siamo ritrovati tutte e tre a fare i derby in Serie C, magari potrebbe essere che il prossimo anno, invece del derby Virtus e Costone, ci sia anche il derby con la Menzana. Direi in questo momento lasciamo crescere queste realtà, poi vedremo. Ecco, nuovo corso, anche nuovo coach, chiedo a Naldini, prossima stagione. Ecco, che obiettivi si è posta la società? Ma allora, intanto abbiamo ricominciato con il nuovo coach, che è Michele Belletti, ex assistant coach della PL Livorno. Abbiamo cercato sempre, programmando, facendo il passo secondo la gamba, però cercando di far alzare un pochino l'asticella per cercare di consolidarci in una categoria superiore. Cioè, il Costone non è che deve crescere piano piano, però ovviamente rispettando quelle che sono le dimensioni. Noi abbiamo una fortuna importante, che è quella di avere un palazzetto sempre da cercare di valorizzare, e non solo con la prima squadra, ripeto, con il settore giovanile, con il mini basket e anche con la realtà del Baskin, che è un'altra realtà veramente importante, che è cresciuta negli anni, addirittura è stata campione d'Europa nel 2018-2019, non mi ricordo. Quindi con il nuovo coach creare un altro piccolo programma insieme per cercare, il campionato non sarà un campionato semplice, perché è un campionato che sta salendo di livello ogni anno, con giocatori sempre più di livello, se che scendono di categoria, e quindi non sarà una situazione semplice, però cercare di assestarci, di consolidarci e poi, ripeto, lavorare anche a posteriori con quello che è il settore giovanile, il mini basket, perché sono quelle che poi sono la linfa di ogni società, sempre sfruttando quella che è la nostra realtà, che è questo, il discorso del palazzetto. Ecco, proprio rispetto al discorso del palazzetto, che in realtà è una domanda che collega entrambi gli ospiti, sia Frati che Bruttini, ritorno a parlare con Bruttini, perché il prossimo anno giocherete al CUS, insomma la questione impianti è delicata a Siena. Ma lo sappiamo, d'altronde gli impianti ormai, a parte quello del Costone, probabilmente quello più recente, il Palasport chiaramente è stato inaugurato nel 76. Il nostro palazzetto è stato inaugurato nel 1965, il primo palazzetto a Siena, e lì non ci sono immagini e le possibilità per adeguarlo, ampliarlo, diciamo, quello è un palazzetto che rimarrà a quel modo. Noi giochiamo al CUS, ci troviamo molto bene, quest'anno alcune partite non è stato sufficiente per il pubblico, però diciamo che momentaneamente è una soluzione sicuramente valida. Il problema degli impianti, si scopre l'acqua calda, nel senso ne abbiamo parlato più volte, e ci sarebbe bisogno più che di riammodernare quelli che ci sono ora, ci vorrebbero impianti nuovi, impianti diciamo all'avanguardia, per cercare di, perché non è semplice, perché l'attività, per la nostra attività abbiamo, con tutto il settore giovanile che abbiamo, il mini basket, abbiamo due impianti nostro, uno in gestione, e dobbiamo trovare altre ore anche in altri impianti. Questo vuol dire che a Siena l'impiantistica è un problema serio, che andrebbe cercato di risolverlo prima possibile. E proprio rispetto a questo, anche la Menzana incrocia le dita, perché i lavori sono partiti il 5 giugno e secondo i piani forse solo qualche settimana sareste fuori all'inizio preparazione. Comunque, qual è, diciamo, i piani di lavoro? Beh, intanto ci tengo a ringraziare il Comune, perché durante quest'anno abbiamo
avuto la possibilità di programmare adeguatamente i lavori da svolgere, gli ulteriori lavori da svolgere durante l'estate, lavori che infatti sono partiti pochi giorni dopo dalla fine della stagione. Questo ci consentirà, secondo le stime sui tempi, di poter riavere a disposizione almeno l'utilizzo del campo centrale entro la fine di agosto, quindi in tempo per l'inizio della preparazione della nostra squadra e devo dire anche dell'Emma Villas, che, con cui condividiamo l'utilizzo del palaestra, e credo che siano lavori che consentiranno di rimettere a disposizione un impianto per la Mezzana, per l'Emma Villas e più in generale per tutta la città, anche per altri spettacoli, un impianto che quantomeno possa diventare un luogo accogliente per i tifosi, perché io credo che il tema degli impianti sia ovviamente un tema di utilizzo di spazi in cui i ragazzi possono giocare a tutti i livelli, dal mini basket giustamente già citato in precedenza fino alle prime squadre delle tre principali società senesi, ma è anche importante che ci siano degli ambienti che siano accoglienti, perché se abbiamo degli ambienti accoglienti possiamo tornare a chiedere alle persone di venire. Io sono convinto che se gli ambienti sono accoglienti sempre più persone verranno a vedere le nostre partite. Vorrei aggiungere un piccolo elemento come dire, di ottimismo per il prossimo futuro. So che il CUS sta lavorando al rifacimento del palascherma, mettendo a disposizione il vecchio palascherma e trasformando il vecchio palascherma in un campo, diciamo così, multifunzionale, almeno per basket, pallavolo e calcetto, che consentirà di ampliare quegli spazi che sono sempre di più importanti. Certo, abbiamo ancora un minutino che voglio sfruttare con tutti e tre gli ospiti, per vi chiedo a tutti e tre come descrivete con un aggettivo la scorsa stagione e invece l'obiettivo principale per la prossima. Partiamo da Bruttini. Come ho detto prima, obiettivo raggiunto, pertanto più che positivo. Prossimo anno vediamo, stiamo allestendo, come ho detto, una squadra giovanissima, però molto, molto ambiziosa. Vedremo anche poi cosa faranno le altre squadre. Direi come un po', si organizzeranno. È un po' prematuro parlare oggi di obiettivi, anche perché le squadre, compresa la nostra, ancora non è completata, pertanto aspettiamo magari un mese, allora possiamo parlare un po' meglio di obiettivi più precisi. Naldini, aggettivo per la scorsa stagione. Sicuramente stagione è stata storica, devo dire storica, di Coppa e di come è andata a finire per la nostra società, per il nostro club, indubbiamente. L'obiettivo è quello, come dicevo prima, di cercare di consolidarci e di crescere passo dopo passo, però ripeto, sempre con i piedi per terra. Frati. Sì, il sostantivo è passione, cioè la passione dei nostri tifosi che sono tornati davvero a popolare il palestra in grandi numeri. L'aggettivo è entusiasmante, perché l'entusiasmo trasmesso dai tifosi ai nostri giocatori si è visto in campo e ci ha consentito di ottenere quei risultati. Per il futuro la parola d'ordine è oggettivamente consolidamento e crescita, consolidamento societario, crescita ulteriore per quello che riusciremo a fare, e se lavoriamo tutti insieme sono convinto che potremo continuare a crescere come abbiamo fatto in quest'anno. Grazie ai nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia. Adesso la pubblicità e poi torniamo con altrettanti ospiti. Ancora a Piazza Convisa inizio a sentire la mancanza della nostra Valentina Tomei, andiamo a scoprire dov'è. Allora Simona, noi siamo tornati con il direttore artistico dell'associazione Propositivo. Finalmente, io posso dirlo, siete tornati in fortezza. Sì, siamo tornati dopo un anno di stop, però insomma siamo felici di aver ripreso in mano la gestione. Siamo contenti, stiamo facendo una programmazione per tutta l'estate e speriamo di poter dare alla città un'alternativa di musica, di teatro, di danza, includendo tutte le realtà del territorio. Più possibile.
Allora, avete è sempre stato, no, questo il vostro obiettivo fin, insomma, dalla prima edizione, questo è il quarto anno, tanti eventi adatti a tutti, ma anche a luglio un festival ricco anche dal punto di vista di nomi, insomma, di spicco. Sì, infatti subito dopo il Palio avremo una 4 giorni di eventi nel Piazzale della Libertà con il main stage, dove abbiamo invitato nomi della scena, del panorama della musica italiana, spaziando da vari generi, dal rock all'afrobeat, al soul, al jazz, cercando di accontentare un po' tutti i gusti. Chiaro, quest'anno non abbiamo avuto molto tempo per fare una programmazione, insomma, un po' più sostanziosa, però siamo contenti di quello che siamo riusciti a proporre nel programma e speriamo che anche il pubblico apprezzi. Allora, questo è un luogo meraviglioso della città, la nostra città è un gioiello, no? In ogni suo angolo. La fortezza, però, l'abbiamo sempre detto, era un luogo un po' abbandonato a se stesso, poco vissuto, poco abitato proprio dai senesi e dai turisti. Come stanno rispondendo, a ormai sei al quarto anno, a queste iniziative di Vivi Fortezza? Ma direi bene, lo dimostra anche le immagini. La fortezza sì, aveva bisogno di riprendere vita dopo anni di inattività. In passato ci sono stati tanti eventi e noi siamo stati, diciamo, il gruppo che ha riproposto un restart di questa vivibilità della fortezza. Anche perché come generazione sentivamo l'esigenza di aprirci un po' degli spazi nuovi rispetto anche alla contemporaneità, che il centro magari ha altre esigenze rispetto a un posto così che ti permette di dare spazio a tante, tante realtà alternative anche a quello che succede nel centro, anche se qui poi siamo in centro. Quindi. Assolutamente, lo vediamo, no? Questo panorama meraviglioso che ci invidiano tutti e che consiglio invece a tutti i senesi anche in queste belle serate d'estate veramente di arrivare qua in fortezza, perché il clima è bellissimo. I vinili hanno un'anima, sei d'accordo? Sì, sicuramente. Mirko Roppolo poi ha veramente un suo archivio di vinili straordinario. Allora Niccolò, nel ringraziarti e augurarti buon lavoro, io, Marco, Simona e tutti i nostri amici che ci seguono mi sposto proprio verso di lui, la sua console, per scoprire l'anima dei vinili. E quindi dopo scopriremo cosa è riservo per noi Valentina Tomei, ma adesso cambio di ospiti, presento subito Valentina Campanella, direttrice del Centro Dedalo, buonasera. Buonasera a voi. E poi abbiamo anche due ragazzi, Tommaso Romani e Pietro Luscitti. Buonasera. Valentina Campanella è stata anche ospite, anche lo scorso anno, proprio qua in questo salotto, per presentare una novità dello scorso anno, ma in realtà in pochi mesi c'è già un altro progetto da lanciare, ovvero il gruppo delle abilità sociali, che è nato proprio quest'anno, un progetto pilota, un progetto importantissimo. Di che cosa si tratta? Esatto, è il primo anno che abbiamo sperimentato, diciamo, questa novità, questo gruppo per lo sviluppo delle abilità sociali e relazionali, che sono delle parti integranti riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio delle life skill, ovvero tutte quelle abilità necessarie per la promozione del benessere dell'individuo e la realizzazione del sé. All'interno di questo gruppo, dove hanno partecipato prevalentemente dei ragazzi e adolescenti, in realtà si sono mosse un sacco di attività che partivano un po' dall'autoraccontarsi, raccontare di sé, empatizzare attraverso vissuti emotivi, leggere i vissuti emotivi, costruire poi anche delle critiche tra di loro costruttive, tutte al fine di favorire delle buone abilità relazionali e sociali, perché le abilità sociali sono potenziabili nella vita, e siccome noi non cambiamo, non siamo mai gli stessi, possiamo sempre cercare di rinforzarle. L'obiettivo nostro era quello di creare delle relazioni importanti tra i ragazzi. E qui cercare... abbiamo l'esempio, tra esatto, l'altro. E io qui mi sono portata Tommaso e Pietro e magari raccontano quella che è stata anche la loro esperienza. E infatti passiamo subito la parola a loro, Tommaso, perché che esperienza è stata, appunto, l'importante di relazionarsi? Allora, cioè, posso dire, da parte mia è stata un'esperienza nuova, perché, cioè, ho conosciuto tanti nuovi ragazzi
e cioè si è creato, diciamo, subito quel feeling come si suol dire tra di noi, e cioè è stata un'esperienza proprio simpatica ma anche divertente, perché come ha detto giustamente prima Valentina, le critiche servono per cioè le critiche sono costruttive nella vita, e cioè è stata un'esperienza, e fanno anche crescere, sì, certo, indimenticabile, che mi porterò dietro, ecco. Ecco, chiediamo anche a Pietro, ecco, l'importanza appunto di creare un legame forte come è il vostro, e quindi anche l'importanza di fare progetti come questi. Allora, questo progetto sicuramente è stato molto importante per me, perché mi ha riportato un po', diciamo, fuori casa. Ero parecchio solitario e mi ha aiutato a conoscere persone nuove tipo lui, mi ha aiutato anche ad aprirmi di più, a scoprire anche te stesso di più, certo, immagino, certamente, anche a superare qualche momento brutto e anche a superare quello che è stato l'esame di stato che ho fatto quest'anno, quindi parlare con loro, anche solo sorridere un attimo con loro, è stato molto di aiuto. Perché parliamone, Valentina, in realtà durante l'anno fate anche dopo scuola, quindi anche attività che servono appunto a questi ragazzi a approcciarsi con la scuola. Esatto, lavoriamo sempre, da sempre, con il metodo di studio, aiutiamo i ragazzi a costruire un metodo di studio efficace, quindi poi tutto quello di cui parla Pietro è frutto di un lavoro decennale, perché noi lavoriamo proprio all'interno del dopo scuola specialistico al fine di aiutarli e supportarli poi anche praticamente nella vita scolastica, extrascolastica, diciamo, di tutti i giorni, per sopperire poi alle difficoltà che possono incontrare all'interno del percorso scolastico. Però non ci si annoia mentre si fa il dopo scuola al centro Dedalo, chiedo a Tommaso. Ma allora, semplicemente no, tipo, cioè, anche io quando studio e vado lì per studiare, anche qualche volta ho incontrato qualche difficoltà e non ci sono uscito molto semplicemente, mi sono fatto aiutare tanto, ho sudato tanto per quest'annata e cioè diciamo l'abbiamo sfangata, ecco. E questa era la cosa però più importante. Però mi ha aiutato tanto, sì. E questo è un altro appunto dettaglio molto, molto importante. Ecco, la cosa diciamo fondamentale, richiedo a Valentina Campanella, sarebbe riuscire, diciamo, a avere sinergia con le scuole, giusto? Anche per capire presto se c'è un disturbo di apprendimento. Ecco, questo è, come dire, è la potenza del lavoro che facciamo, no? Cioè il nostro è un lavoro di un'estrema potenzialità, solo se riusciamo a costruire dei rapporti costruttivi con le scuole, altrimenti rischiamo di lavorare un po' in separata sede e di non creare alleanza per il benessere del ragazzo, e questo è estremamente importante, perché studiare a casa da soli molti di loro lo fanno già da sé. L'importante è creare un legame anche con chi li vede tutti i giorni e chi deve e dovrebbe credere loro, insomma, nelle loro potenzialità, perché al di là delle difficoltà che ognuno di noi ha, ognuno di noi ha anche delle potenzialità, e la scuola è il primo agente educativo che naturalmente deve crederci e deve tirarle fuori. Ecco, però è importante, chiaramente queste esperienze servono non soltanto appunto per conoscere meglio se stessi ma anche gli altri, ma anche per riprendere fiducia, e quindi chiedo subito anche a Pietro, questa esperienza ti ha dato fiducia, ecco, ti è servita anche a questo? Certo. Certo, mi ha aiutato molto, mi è servita, e Tommaso ne è testimone. E non solo, immagino anche Valentina. Quanto, sì, quanto perché è bello, si è creata una bella amicizia, no? Quindi è anche il potere dei legami, no? Quando tu vedi che comunque sperimenti un progetto, non sai poi come andrà perché è la prima volta, e poi in realtà i ragazzi si trovano anche al di là del contesto nel quale hanno lavorato. Ecco, questo io ho voluto che loro fossero qui proprio come esempio di la un risultato, sì, che abbiamo ottenuto. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto per in realtà parlare anche di quelli che sono i dati toscani rispetto al disturbo di apprendimento, e anche appunto, mi dicevamo prima, l'importanza di un'individuazione precoce, perché poi è quello che fa la differenza.
Sì, effettivamente diciamo che i dati purtroppo riportano sempre una diagnosi estremamente alta nella scuola secondaria di secondo grado, come lo dicevamo precedentemente, quindi queste diagnosi sono sempre più tardive. È ritornato un po' di moda l'idea di richiedere spesso insegnanti di supporto, quindi insegnanti di sostegno per ragazzi con disturbo specifico di apprendimento, che in realtà hanno una legge, che è la legge 170, che li tutela e che non lo prevede. E quindi questo ci fa capire che probabilmente, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, scuola primaria, eccetera, dovremmo ancora sensibilizzare molto, primo per evitare di arrivare a fare diagnosi tardive, due per cercare di far capire effettivamente di che cosa stiamo parlando, perché parliamo di ragazzi completamente adeguati cognitivamente, ma solo con delle difficoltà di lettura e scrittura che si incontrano esclusivamente nel mondo della scuola e non nella vita di tutti i giorni. Ecco, ricordiamolo, perché chissà, anche nei tempi recenti, non soltanto antichi, perché secondo me già anche ai tempi di oggi, molti magari adulti scoprono di aver avuto un disturbo dell'apprendimento tardissimo e magari appunto si hanno odiato la scuola, hanno odiato i professori, quando in realtà si trattava semplicemente di questo. Questi sono gli esempi più dolorosi, perché quando ci troviamo a fare poi le diagnosi dell'adulto, oggettivamente vediamo gli adulti che effettivamente hanno dei trascorsi e dei vissuti veramente frustranti e molto spesso hanno, come dire, deviato un po' le proprie scelte di vita, evitando poi così di studiare, semplicemente perché avevano un bagaglio di vissuto particolarmente negativo. Quindi anche questo è estremamente importante, perché nel momento in cui si ritrovano una diagnosi è come se si concedessero l'opportunità di riprovare un'altra volta, e molti si riscrivono all'università anche da studenti lavoratori poi. Certo, abbiamo ancora un minutino. Entrambi avete fatto l'esame quindi quest'anno? No, io quest'anno faccio quarta. Ah, beh, ancora quarta superiore. Cosa farai invece te il prossimo anno? Chi lo sa? Chi lo sa? Ancora ci so delle idee, ma si vedrà. Vedremo, vedremo, vedremo. Bene ragazzi, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie anche a Valentina. Grazie a voi, grazie a voi. Campanella, perché ci racconta queste bellissime storie, assolutamente, storie che è necessario anche raccontare qua su Siena TV. Adesso un po' di pubblicità, grazie ancora e poi torniamo. Ancora un cambio d'ospite qua a Piazza Convista, saluto subito Cristiano Leone, presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, buonasera. Buonasera Simona, buonasera a tutti. E adesso apriamo la nuova rubrica, scopriamo. La rubrica Eventi in Vista, che quindi faremo in questi giorni di Piazza Convista per coprire quello che sarà appunto l'estate e non solo la programmazione di tutto quello che sono gli eventi culturali della nostra città. Ma prima facciamo un passo indietro, perché la domanda che farò proprio nell'ultima parte di questa trasmissione è: chi è il personaggio che ho accanto? Lo chiedo proprio a lui e quindi chiedo: chi è Cristiano Leone? Simona, ti risponderò dicendoti quello che vorrei essere: un umanista che crede nell'importanza della diffusione della cultura per tutti nel quotidiano, una cultura che federa, che crea una comunità in cui, ecco, ci si riconosce e ci si sente meglio. Ecco, veniamo invece proprio a quello che è il senso di questa rubrica, ovvero eventi in vista. Prima di parlare della programmazione del Santa Maria della Scala, parliamo di quelli che saranno e sono i primi interventi che ha voluto fortemente, tra cui anche un master plan che riguarda proprio il senso architettonico, urbanistico e museografico del Santa Maria della Scala. A che punto siamo? Abbiamo già accolto a Siena 4 archistar internazionali. Siamo stati felicissimi di accogliere Odile Deck, Studio Lan, Barossi Vega e Hannes Per. 4 studi riconosciuti in tutto il mondo per grandi istituzioni, grandi teatri, grandi musei costruiti in tutto il mondo. E ecco, Studio Lan ha appena vinto l'estensione del Maxi, Odile Deck è nota per aver fatto il Macro, e cito soltanto delle opere realizzate qui in Italia. Barossi Vega ha realizzato, è stato premio Mies van der Rohe dell'Unione Europea per l'architettura contemporanea. Hannes Per ha appena fatto il Master Plan
nelle terme di Caracalla. Quindi quattro grandi architetti di fama mondiale arrivano a Siena, vivono il Santa Maria della Scala e insieme ripensano e riconfigurano il progetto Canali, perché il progetto Canali ha dei meriti straordinari, ha completamente trasformato e rifunzionalizzato un luogo portando la storia millenaria nel futuro. Ma le esigenze di un museo sono cambiate negli anni, dagli anni 90 ad oggi, sono la frizione culturale e l'idea di un museo come agorà, come luogo che accolga la cittadinanza in tutte le sue forme, ovviamente necessita di un nuovo pensiero, di una nuova riflessione, riflessione che è iniziata proprio la settimana scorsa, che andrà avanti in questi mesi, avrà una restituzione pubblica in occasione di un incontro con ISOCARP, che è la grande associazione mondiale degli urban planners e degli architetti internazionali, e quindi in quell'occasione loro ci parleranno della loro visione del Santa Maria, di uno stato dell'arte, cos'è il Santa Maria oggi nella loro visione, e si discuterà con la cittadinanza in modo tale che si possa anche comprendere quali sono le esigenze, no, dei cittadini, e poi si costituirà un concorso di idee e il vincitore tra questi quattro studi realizzerà un master plan che quindi riconfigurerà negli anni a venire il Santa Maria del futuro. Ecco, proprio in una prima intervista che avevamo fatto insieme proprio a 7 giorni della trasmissione che ho condotto durante questo inverno e questa primavera, ecco, ha parlato di una necessità forte di far diventare il Santa Maria della Scala, oltre a un polo culturale, anche uno spazio giovane. Io non credo che si possa concepire un museo senza la forza delle nuove generazioni. Il museo non deve spaventare, deve sapere accogliere, ed è soprattutto il pubblico degli studenti sia delle scuole, dei licei e delle università deve poter pensare che il Santa Maria è un luogo in cui fare ricerca, sperimentare ogni forma di cultura, ma anche un luogo dove un giorno trovare anche la propria collocazione professionale. Ed è per questo che sono molto felice di dire che subito, nonostante le grandi difficoltà finanziarie che tutte le istituzioni culturali vivono in questi tempi, abbiamo aperto 2 posti, perché per noi era fondamentale proprio far capire che i giovani sono i benvenuti, ma saranno i benvenuti, potranno trovare il loro spazio. E quindi tutto questo si declina poi anche attraverso una programmazione che parli ai giovani, una comunicazione che sia in grado di raccontare la meraviglia di questo complesso, che è complicato, che è dentro di sé mille realtà, ma che racconta la storia della città, racconta la storia di noi tutti, di coloro che sono nati, cresciuti a Siena, anche di coloro che hanno vissuto la vita dell'ospedale, no? Dell'antico ospedale Santa Maria della Scala, ma anche di tutti i turisti, dei pellegrini. Noi abbiamo appunto, ecco, anticipo quello che forse mi domanderai riguardo la programmazione, abbiamo aperto una mostra sulla street art perché all'interno del Santa Maria della Scala c'è una strada vicina alla via Francigena, quindi vicina ai flussi dei viandanti, dei pellegrini. E oggi, ecco, siamo nei giorni del Palio, basta osservare quanti turisti sono venuti da tutto il mondo per vivere l'emozione di questi giorni, per cui dobbiamo essere aperti a tutti, e lo facciamo soprattutto pensando alle nuove generazioni che vivono sempre di più un distacco dalla cultura, dalle politiche culturali, quando invece loro sono il perno. Lo vedono come cosa altra, assolutamente. Ne parleremo nel corso di questa lunga intervista che faremo con il nostro ospite, parleremo della programmazione, non solo, parleremo anche della questione dei nuovi soci. Prima però vedo che Valentina Tomei è pronta per un collegamento. Che bello, Simona, vedi, noi qua stiamo chiacchierando, c'è un bellissimo pubblico, no? Ricordavamo i tempi di Radio Siena, dicevamo quest'anno io festeggio i 25 anni e questa è una cosa bellissima, festeggiarli con un collega meraviglioso come Mirko Roppolo. Ma fa tanto piacere a me, altro che, ragazzi, è bello, è sempre bello ritrovarvi perché si ritorna alle origini e io, visto che faccio la macchina del tempo vintage, vado a giro nel tempo. Bellissimo andare in giro nel tempo con te. Allora, dicevamo, noi amanti della radio, amanti anche del vinile, e stasera vini e vinili, parlavamo proprio dell'anima del vinile. Ho letto da qualche parte, tu sei un collezionista, che uno dei vinili, diciamo così, più quotati, più ricercati è
di Prince, l'album del 1987, pensa che è stato battuto all'asta nel 2015 a più di 25.000 euro, una roba incredibile. Qual è il tuo vinile più prezioso? Questa è una bella domanda, perché cominciano a essere tanti, forse possono essere alcune lacche che ho di fine 800, qualche disco di Enrico Caruso, comunque qualcosa dei primi del 900, forse quelli possono essere preziosi, ma ovviamente io non li venderò mai, perché ci sono affezionato e quindi... Sono pezzi di cuore, pezzi di vita, cose che hai collezionato nel tempo, che hai ricercato insieme anche alla tua attrezzatura, no? Perché tu non hai solo vinili, cassette e quant'altro, nastri addirittura. Ma anche i nastri, esatto. Infatti io mi sono costruito questa piccola console dove è possibile appunto ascoltare la musica attraverso il disco e anche il nastro, e in certe situazioni anche con le cassette, così almeno abbiamo il ventaglio dei supporti d'epoca originali. E io ho realizzato questo utilizzando appunto apparecchiature originali, in questo caso sono del 72, sia i piatti che i magnetofoni, e il mixer invece degli anni 80. Io poi ho fatto la costruzione ricalcando un po' quelle che erano le vecchie fonovalige per trasportarlo meglio, per praticità, però ho mantenuto tutto con i pezzi originali. Gli anni, cioè questi, io non ero ancora nata, pensa un po' che meraviglia. Nemmeno io. Noi non c'eravamo, però. Forse sul mixer sì. Sì, io sì, sì, anch'io sul mixer c'ero. Sono a metà tra questi eravamo due. Piccoli, però, eravamo piccoli, piccoli. Senti un po', quanti vinili hai? Allora, contati al 2018 sono circa 12.000 più o meno. Quindi, considerato che sono passati un po' di anni, sicuramente dovrai ricontare, perché saranno molti di più. Non lo voglio sapere, perché ogni volta che conto escono fuori doppioni e quindi ho paura di questo. Allora Mirko, tra poco torneremo da te, perché vogliamo portare a Piazza con Vista proprio un vinile che suona, far suonare un vinile. Adesso però fammi partire un bel disco anche per il nostro pubblico che ci sta aspettando. Cosa abbiamo? Allora lanciamo un vecchio disco di Mango, andiamo al Festival di Sanremo del 1986. Ma sei attualissimo, perché Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno, quindi facciamo questo collegamento, questa carambata. Esatto. Siamo sul pezzo con Mirko Roppolo e i suoi vinili, torniamo a dare la linea a Simona, ai suoi ospiti, e Piazza con Vista qua da Fortezza torna tra pochissimo. E grazie a Valentina, con lei ci ritroveremo fra pochissimo. Torniamo con il nostro ospite Cristiano Leone, perché appunto, come dicevamo prima di collegarci con la nostra Valentina, c'è anche un'altra questione molto importante, sia quella dei nuovi soci. Appena nominato ha spinto molto proprio su questo aspetto, avete avuto risposte dal Ministero e dalla Regione? Allora, innanzitutto voglio sottolineare l'importanza dell'accesso di nuovi soci nella compagine sociale. Cercherò di spiegare al massimo una questione veramente complessa, dicendo innanzitutto che bisogna essere veramente orgogliosi di quanto fa l'amministrazione comunale per il Santa Maria della Scala, perché ci sono tantissime azioni che non sono neanche visibili, sono tutti i lavori delle grandi opere che continuano ad essere appunto realizzate, e che quindi consentono la conservazione e la preservazione di questo luogo straordinario. Ma naturalmente sono degli sforzi colossali che non bastano per un complesso museale di 36.000 metri quadri, che non solo, ecco, per quantità ma anche per valore simbolico è, da chi lo osserva, ecco, con un'analisi manageriale, è un fiore all'occhiello non solo della città, non solo della regione, non solo della nazione, ma probabilmente è uno dei complessi museali più importanti d'Europa. Per cui c'è bisogno, come dire, di riunire le forze, ed è per questo che con il consiglio di amministrazione che ho l'onore di presiedere abbiamo immediatamente voluto invitare il Ministero della Cultura ad una prima riflessione sulla fattibilità e poi a lavorare tecnicamente proprio sull'accesso del Ministero all'interno della compagine sociale. Quel che posso dire ad oggi è che i lavori fervono, per cui abbiamo avuto una risposta immediata. Devo ringraziare la DG Musei, ringrazio l'ufficio tecnico del Ministro San Giuliano che ci hanno accolto. Noi siamo appunto stati diverse volte a Roma in dialogo e appunto adesso stiamo
travagliando davvero le questioni prettamente tecniche, perché ovviamente non voglio scendere davvero in dettagli che sono noiosi, io ecco, voglio soltanto comunicare le cose belle che potranno essere comunicate davvero tra pochissimo. Però noi ci siamo trovati di fronte ad uno statuto che non rappresenta realmente la fondazione, uno statuto per una fondazione di terzo settore che non potrà mai essere ascritta nel terzo settore. La faccio molto breve, ma attualmente l'unico socio fondatore è un socio pubblico, il personale è prevalentemente messo a disposizione da un socio pubblico, quindi non può essere ascritta nel terzo settore. Quindi noi stiamo lavorando adesso ad una riforma dello statuto che consenta poi anche l'accesso ai soci. Quindi con il Ministero abbiamo già iniziato a lavorare concretamente, con la Regione avvieremo tra poco proprio i tavoli tecnici, e la stessa cosa avverrà con le università, perché è anche importante che le università possano accogliere. Parte, esattamente. Certo. Adesso la pubblicità e poi torniamo per scoprire proprio la programmazione. E prima di tornare a parlare del Santa Maria della Scala, colleghiamoci ancora una volta con la nostra Valentina Tomei al Vivi Fortezza. Ciao Simona, noi siamo veramente in un clima di festa, di ballo, di musica, di divertimento, di convivialità grazie a Vini e Vinili, e volevamo portarlo anche un po' lì in Piazza del Mercato da voi in studio. Un saluto ancora agli ospiti e a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da casa. Beh, una carriera di luglio un po' diversa, almeno per me, perché mi trovo a Vivi Fortezza, in questo luogo bellissimo, ricco, dicevamo, di vita e di voglia di stare insieme e di ballare. Torno però di là, dal nostro Mirko Roppolo, ecco, sentite la musica, perché adesso andiamo invece con un altro vinile bellissimo, straordinario, di un artista italiano, una voce inconfondibile, molto molto riconoscibile, Anna Oxa. Anna Oxa, brano scritto da Ivano Fossati per l'edizione 1978 del Festival di Sanremo, e quindi arriva tra pochissimo, un'emozione da poco. E noi quindi ci emozioneremo con questo vinile di Anna Oxa, mixato, fatto suonare per noi dalle sapienti mani del nostro Mirko Roppolo, che devo dire ultimamente sta andando molto forte con le sue serate vintage, perché non solo in Valdelsa, nella sua terra madre, ma anche qua da noi Mirko è veramente richiestissimo, e stasera arriva a Siena TV con questo brano meraviglioso che vogliamo portare anche nelle vostre case. Anna Oxa e la sua emozione da poco. Proviamo pasticcera. Grazie, grazie a Valentina, la sua energia ci fa aprire proprio l'argomento, diciamo, che stanno aspettando tutti i nostri telespettatori, ovvero cosa ci dobbiamo aspettare, se ci può dare le anticipazioni sulle prossime mostre.
Allora, innanzitutto voglio invitare tutti a visitare le mostre attualmente in corso, certo, perché ci sono due mostre straordinarie e vale veramente la pena visitarle. Allora, la prima è Sottosopra, che è una mostra sull'arte urbana, che si chiama appunto Sottosopra, arte urbana, dalla strada al museo, andata e ritorno, perché è una mostra abbastanza straordinaria, devo dire la verità, perché le diverse mostre sulla street art, ecco, aprono sempre il conflitto, ma la street art deve essere sulla strada, non può essere musealizzata, tutti i conflitti, no, che nascono anche da questo. In questo caso, visto che noi vogliamo portare all'armonizzazione e all'idea di un museo davvero come comunità che accoglie tutti, in questo caso noi abbiamo una strada all'interno del Santa Maria della Scala, la vecchia strada che è stata inglobata dal museo e che quindi diventa adesso un territorio di sperimentazione. Quindi questa mostra, curata da Patrizia Cattaneo Moresi e da Michele Remita, è una mostra che da un lato fa una riflessione sulla street art, cosa è stata, con tutti i grandi nomi della street art, e nello stesso tempo è un work in progress, ovvero la strada si anima delle sculture, delle realizzazioni artistiche site specific, quindi concepite appositamente per il Santa Maria della Scala, ed è una mostra che finirà in maniera diversa da come è iniziata, perché c'è un palinsesto che farà sì che diversi artisti, diversi street artist produrranno delle nuove opere, incontreranno il pubblico fino a settembre, e quindi ecco, la mostra si trasforma proprio seguendo il principio della street art. Quindi ecco, parlavamo prima dei giovani, questa è una mostra per giovani, i giovani, certo. È una mostra giovane, ma non solo. Un'altra mostra in parallelo, che anche lavora proprio sulla riflessione tra contemporaneità e patrimonio storico, è la mostra di Nino Migliori, che ha uno dei massimi fotografi italiani, che ha fotografato il grande capolavoro di Giacomo della Quercia, quindi la Fonte Gaia, che è custodita proprio all'interno del Santa Maria della Scala. Quindi quello offre uno sguardo sul patrimonio storico, quindi uno sguardo contemporaneo sul patrimonio storico, completamente in linea con quello che desideriamo fare. E poi avremo a ottobre una grande mostra realizzata tra l'altro con un partenariato di cui siamo fierissimi, con la Fondazione Monte dei Paschi, con Opera Laboratori, con la Pinacoteca, con l'Università, per cui sarà una mostra straordinaria. Si chiamerà Costellazioni e sarà una mostra che esibirà i grandi capolavori della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cesare Brandi, in un modo che non è mai stato visto prima. Questo grazie alla curatela del professor Quattrocchi, e tra l'altro ci sarà anche una sorpresa di un intervento contemporaneo, perché proprio noi vogliamo sempre creare questo connubio tra patrimonio storico e creazione contemporanea. E poi appuntamento per i giovani, e lì davvero è proprio un appuntamento che noi ci auguriamo poi possa diventare davvero un appuntamento annuale, ci sarà il Festival Xenos, che sarà un festival di danza, musica e teatro che si svolgerà a inizio ottobre e che ha una vocazione intergenerazionale. Sicuramente i giovani saranno accontentati, ma non solo, perché la cosa bella è quando si vedono diverse generazioni ritrovarsi, certo, e mettersi scoprire insieme, certo, le meraviglie del Santa Maria della Scala, con delle operazioni assolutamente delicate, non invasive degli ambienti, ma che invece consentiranno di rivedere i magnifici ambienti del Santa Maria della Scala grazie alla visione immaginifica di musicisti, attori, danzatori. E ci sarà anche un'altra sorpresa a settembre, ma che non ce la vuole ancora svelare, no. Quindi non insistiamo. Un'ultima domanda, perché in realtà è arrivato a Siena da poco, però l'ha vissuta da studente, quindi questi giorni di palio come le sta vivendo? Con enorme pudore, perché io credo profondamente al sacro nella laicità, no? E per me la cosa sacra è tutto ciò che importa all'altro, e il palio per i senesi è forse la cosa più importante, e qui, di fronte alla quale io credo si debba soltanto tacere, assistere con pudore, con ammirazione e con emozione. Io vi posso garantire che di emozione ne ho davvero tanta. Grazie mille a Cristiano Leone per essere stato in nostra compagnia. Grazie mille. Grazie a tutti voi. Ma adesso è il momento dei saluti, quindi salutiamo subito anche la nostra Valentina Tomelli, lasciamo vivere la serata in fortezza da sola, insieme a tutti coloro che sono in fortezza, senza di noi però, senza Piazza Convista, quindi andiamo a salutarla.
Allora Simona, siamo sì, ai saluti finali per questa sera a Piazza Con Vista, e la nostra diretta incursione negli studi e nelle case degli amici di Siena TV da Fortezza con vini e vinili. Ringraziamo ovviamente Niccolò Giallombardo che ci ha accolto qua stasera, il nostro Mirko Roppolo straordinario, e noi saremo ancora qua domani per farvi conoscere un'altra bella serata di Vivi Fortezza. Voglio ringraziare, un saluto alla mia Giada di Petrani Abbigliamento, dove trovate non solo abiti da cerimonia ma anche abiti casual chic come questo di Rinascimento che sto indossando stasera e che veramente come sempre insomma riesce ad accontentare i gusti di tutte le donne. Abbigliamento e accessori, quest'anno c'è anche la novità della linea Vesto Pazzo, quindi andate a trovare Giada da Petrani Abbigliamento in Massetana Romana. Un saluto, una buonanotte a tutti voi, Simona, ai tuoi ospiti, e noi ci sentiamo domani sera. Grazie a Marco Lenzi, mio compagno d'avventura per questa carriera di luglio 2024. Ciao ciao, buonanotte. E grazie, grazie a Valentina, e anche domani appunto ci farà compagnia proprio dal Vivi Fortezza. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Noi torneremo domani proprio a partire dalle 22, ma la serata su Siena TV è ancora lunga. Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli, Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Ottica Nova, Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana, The Lab, Work in Progress, Ristorante Casa Tua, ETS Tech, Banca Monte dei Paschi di Siena.